Buonasera e buon anno da parte di tutta la redazione del quotidiano. Come consuetudine iniziamo questa puntata di Telex proponendovi un incontro di Mario Pastore, questa volta con Fulco Pratesi, per parlare di una legge che protegge gli alberi. Buonasera, io sono tra le persone fortunate che, pur abitando in città, apro la finestra la mattina e ho di fronte a me molti alberi, bellissimi alberi, ma in teoria una mattina potrei aprire le finestre e trovare tabula rasa, tutti spariti. E sapete perché? Perché sono alberi piantati e cresciuti su terreno privato. Non c'è nessuna regola, nessuna legge che vieta di tagliare un albero se questo è nato e cresciuto su terreno privato. È un problema del quale questa sera vogliamo parlare con Fulco Pratesi, che è presidente onorario del WWF. Chi non lo sa, caro Fulco, e credo proprio che noi ci si debba dare del tu, se non altro perché siamo ambedue giornalisti anche. Questo problema l'ha sollevato Italia Nostra, per la verità, sì. Un recentissimo convegno, e ha posto il problema di come arrivare a una soluzione. Sì. Come arrivare a una soluzione? Beh, la soluzione oggi, a parte le ville private anche, ma che abbiano un vincolo storico, che valga anche per le alberature, perché per esempio la bella Villa Blanco sulla via Nomentana è protetta e vincolata per quanto riguarda l'edificio, ma non è vincolata per quanto riguarda gli ettari di campagna, diciamo, di bosco che ci c'è attorno. Per cui l'unica maniera è fare una legge, cioè una legge che potrebbe essere regionale, e il consigliere verde Arturo Osio sta già provvedendo a fare questa legge che conserva e protegge sia gli alberi in campagna ma anche in città e anche negli alberi privati. Oppure una legge nazionale, anche qua c'è una legge dei Verdi, dell'onorevole Scalia, presentata recentemente alla Camera, in cui appunto anche là si prevede la tutela degli alberi e degli arbusti, perché anche gli arbusti hanno una loro validità. Ecco, non per buttarla in politica, perché non è proprio il caso, però le ipotesi che queste iniziative, tanto positive, vadano poi in porto, sono ipotesi un po' aperte, perché la Regione ormai siamo, non dico alla vigilia, ma siamo sotto alle elezioni regionali, il Parlamento nazionale è nelle condizioni che è e pensa a ben altri problemi, non che io sottovaluti questo, per carità, se no che ambientalista sarei. Quindi siamo ancora alla fase del denunciare. Quando e in che modo si può arrivare a qualche cosa di più concreto? Ma intanto ti dico una cosa che forse non sai: la sera in cui c'è stato quella proposta della Lega di fare una seconda commissione per quanto riguarda la televisione alla Camera, ci fu quella grande baruffa. La legge che subito dopo doveva andare in discussione era proprio quella sugli alberi e gli arbusti di Scalia. Per cui siamo vicini forse a qualche soluzione. Per quanto riguarda la Regione, la situazione è quella che io penso che bisogna vigilare. Io penso che al di là dei vincoli, delle imposizioni di legge, il controllo civile, il controllo sociale fatto dalla gente sia molto importante. Denunciare dovunque possibile sui giornali, creare piccoli gruppi di pressione, fare quello che si può per salvare gli alberi di casa nostra, oltretutto. L'assurdo investimento di una ragazza quindicenne e il ferimento di un marocchino sono due tragici fatti di cronaca.